La cooperativa di raccolto già da un paio di decenni ha iniziato a introdurre, prima timidamente, poi in modo sempre più veloce, tecnologie per l'applicazione degli agricoltori di precisione. Ovviamente si è partiti dal primo livello, quello del miglioramento della collimazione delle passate di lavoro, quindi le guide, che danno un immediato ritorno economico all'investimento. Questo genere di tecnologie, come dire, introduce poi ragionamenti che possono permettere di pensare non solo a razionalizzare, cosa sempre buona all'interno dell'azienda, ma anche di creare poi valore alle produzioni che si fanno. Tant'è che da quel primo livello si è passati a un secondo che ha permesso durante la raccolta delle produzioni di mappare quelle che sono rese, aspetti quanti qualitativi, naturalmente disomogenee nei campi, al fine di ottenere poi ricette di fertilizzazione che permettessero di alimentare meglio le produzioni, quindi di rendere più omogenee verso l'alto, così come anche di individuare una serie di aspetti qualitativi per verificare la congruità che si ha rispetto ai bisogni della trasformazione, in quanto noi produciamo sostanzialmente delle materie prime che sono uno di due o più componenti di prodotti poi lavorati, semilavorati e finiti, fino ad arrivare anche sulle nostre tavole. In questa seconda parte si sta veramente giocando un ruolo importante, perché raccogliere dati in campo, cosa che se non venisse fatta non sarebbe più possibile nella parte a valle della filiera, mette in condizioni tutta la filiera di avere una serie di indicazioni che possono permettere di meglio orientare le produzioni al bisogno della trasformazione agroindustriale. Ciò per recuperare poi redditività, creare valore che in una filiera deve normalmente equamente essere ridistribuito. Pertanto su questa seconda parte e anche sugli aspetti di ulteriore contributo che l'agricoltore di precisione può dare raccogliendo dati, che è quello di avere una banca dati che aiuti nelle decisioni per l'impresa agricola, noi abbiamo trovato in questi 20 anni grandi soddisfazioni. Ovviamente siamo partiti presto, eravamo dei pionieri, ciò però ci ha permesso di anticipare una serie di conoscenze che ci hanno portato ad oggi ad applicare sostanzialmente su tutta l'azienda agricola già il terzo livello di agricoltura di precisione, che è propedeutico a quella che oggi abbiamo chiamato il passaggio dall'agricoltura di precisione a quella di decisione. Capisco che questi temi siano non di facile gestione per piccole imprese agricole, noi siamo una grande impresa agricola, lavoriamo migliaia di ettari, qualche migliaio di ettari, ma come dicevamo nel convegno, l'intelligenza, il buonsenso, la lungimiranza degli agricoltori deve fare sì che tutto ciò che non è possibile calare in un'unica azienda possa essere calato in più aziende in rete. Gli agricoltori di nuova generazione questo concetto lo dovranno assolutamente assimilare, ma sono estremamente convinto che i nuovi ragazzi giovani pronti a questo tipo di agricoltura lo facciano, l'abbiano già in testa, quello di lavorare insieme. Come abbiamo detto anche in un video che è stato pubblicato sui network nazionali, non esiste un'azienda agricola senza confini e i problemi del confinante sono molto simili ai nostri, per cui la conoscenza di problemi comuni porta a soluzioni comuni che fatte insieme riescono a come dire, introdurre e a introdurre tecnologie e processi difficilmente pensabili per la singola azienda agricola. Siamo in una terra, quella dell'Emilia Romagna, dove la cooperazione, l'integrazione e il lavoro in rete è storico. Non credo ci sarà impossibile, con gli aiuti che il governo regionale, quello nazionale e quello europeo, soprattutto su orientati ad agricoltura in rete, ci possano dare per favorire questo genere di introduzione e gestione. Utile a tutti. L'assessore oggi ha detto che la prossima sfida è quella di nutrire 9 miliardi di persone, nei prossimi 20 anni avremo questa sfida per noi agricoltori, è un paradigma completamente diverso di quello che c'era negli anni 80, quando io ho iniziato a lavorare con i capelli ancora neri, in cui si diceva che si produceva per le eccedenze, per cui dovevamo fare agricoltura di resistenza. Quel paradigma è ampiamente superato. L'aumento di rese con produzioni confacenti alla trasformazione saranno quelli che ci metteranno in condizione di vincere questa sfida, che è di sfamare il mondo di 9 miliardi con dei prodotti più sani, più salubri, ma soprattutto coltivati in modo ambientalmente molto più corretto, in grado di dare alle generazioni successive campi e terreni migliori di quanto noi non si sia trovati.